L'Assemblea legislativa nell'ultima seduta ha affrontato e approvato tre differenti mozioni relative a barriere architettoniche, ISRIM di Terni e olivicoltura. Il documento firmato da Galanello, PD e Zaffini, Fratelli d'Italia, riguarda gli interventi della Giunta per favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ed impegna l'esecutivo a garantire una risposta concreta a tante famiglie umbre che hanno già sostenuto ingenti spese per godere di un diritto, quello alla mobilità dei cittadini, garantito dai principi di uguaglianza contenuti nella Costituzione. La mozione proposta da Stufara, Rifondazione Comunista, e fatta propria da tutti i gruppi consiliari, riguarda invece l'attivazione da parte dell'esecutivo di ogni azione possibile per impedire il fallimento dell'ISRIM di Terni ed il licenziamento dei lavoratori che da dicembre non godranno più della cassa integrazione. L'Assemblea ha infine approvato all'unanimità la mozione firmata da Cintioli e Locchi del Partito Democratico, che impegna la Giunta a prevedere iniziative a sostegno dell'olivicoltura, colpita duramente da eventi climatici e insetti nocivi.